tante, tante, tante discipline e in effetti sta cercando di portare qui a Benevento novità da un punto di vista culturale, approfondendo tanti argomenti. In effetti qui siamo il campo base del movimento esoterico occidentale e del movimento esoterico orientale. Orientale, chiaramente, espresso nello yoga, perché lo yoga approfondisce tanti argomenti, dall'A alla Z si occupa del proprio mestiere di uomo in ogni suo aspetto. La stessa cosa capita anche per la Kabbalah, che si occupa di ricercare o di portare la conoscenza su antichi testi e su antica sapienza umana. E oggi ospitiamo un evento storico, un evento che in effetti riguarda la nostra storia recente. Non stiamo parlando dei millenni che per esempio contraddistinguono la conoscenza yogica o cabalistica. Noi stiamo parlando di un secolo e mezzo fa. Noi stiamo parlando della nostra storia recente, quella dei nostri territori, quella che in effetti c'è stata raccontata in modo così strano, così anomalo, da avere necessità di una riflessione. E ho tenuto veramente tanto a potervi proporre questa riflessione. A casa, ho detto se lo trovo lo trovo, se non lo trovo non ne potevo fare un problema. Ho trovato questo mio quaderno di quinta elementare. Questo è il quaderno delle ricerche che la mia maestra, come tutte le maestre filosabaude, ci faceva fare. E praticamente questa è, ma molto, come devo dire, celebrata la proclamazione della grandeur di Cavour, di Garibaldi, dove io qui ho una serie di 10 lode, perché della situazione ero proprio fanatica. Quello era di Garibaldi, questo è di Cavour. Attenzione, è pazzesco perché praticamente questo non è mai stato più aperto finora e ora praticamente si sta sbrandellando in mano, ovviamente. Però se qualcuno ha un reperto storico, sì, perché non ho capito come tanti altri quaderni non li ho e questo invece si è conservato per essere trovato da me oggi. Sono andato e l'ho trovato, pazzesco. Comunque sta qua per chi lo volesse guardare. Ma penso che l'avvenimento non riguardi solamente me. Tutti noi abbiamo studiato la storia in questo modo. Tutti noi sappiamo di essere stati salvati, di essere stati redenti, di essere stati ammessi praticamente a far parte di un mondo civile quando praticamente noi eravamo incivili. Cioè noi questo sappiamo, che noi eravamo incivili e siamo stati civilizzati. Questo non è vero. L'ho saputo da poco e l'ho saputo da Claudio Saltarelli, dottore qui presente, il quale praticamente mi ha scoperto, perché io non ho avuto nessun, come devo dire, nessun tipo di ricerca che è partita da me per lui. E lui che mi ha scoperto perché cercava dei prodotti di tradizione culinaria, quindi alimentare, del regno. E praticamente attraverso quelle 4 righe che ho potuto trovare su internet che descrivevano la mia pasta, lui ha capito che si poteva rivolgere a me per questo tipo di settore merceologico. Abbiamo fatto amicizia, ovviamente io sono andata a parecchie loro riunioni dell'associazione, trovo che sia una splendida associazione. Tra l'altro il signore qui presente ha scritto questo libro che oggi presentiamo, dove veramente io mi sono commossa rispetto a storie di cui veramente non sapevo niente. Tra l'altro c'è un capitolo interamente dedicato a Casalduni, per cui praticamente è proprio importante che diciamo questo approfondimento si faccia anche qui in terra di Benevento. Io praticamente penso che Claudio stia facendo un lavoro
enorme, un lavoro enorme perché? Perché praticamente lui non si occupa soltanto di trovare reperti e diciamo notizie storiche che possano farci capire, perché qua non stiamo giudicando, qua stiamo cercando soltanto di capire quello che è accaduto, né è questa una recriminazione rispetto a quello che poteva essere e che non è stato. Lungi da noi proporre una cosa del genere. In effetti noi stiamo soltanto riflettendo su quello che è avvenuto, storicamente vorremmo riportare le notizie vere e siamo contentissimi di scrittori come Fernando che praticamente dedicano tanto tempo a queste ricerche e ce ne danno lettura attraverso i loro scritti. Questa associazione di Claudio è un'associazione molto attiva, in effetti già è composta da tantissime persone, ma il lavoro che fa non è soltanto storico, è anche proiettato nel nuovo, nel ricreare quelle capacità che avevamo, nel far risorgere diciamo, uno spirito combattivo in noi, perché per troppo tempo veramente noi abbiamo creduto di essere stati salvati. Ed ora do la parola a Claudio Saltarelli, ringraziando tanto anche Riccardo.